si fanno tanti discorsi, no, su come è bello il calcio, su come è bello le partite, poi però quando la squadra c'è una marotta in campo, inevitabilmente insomma si capisce perché insomma viene anche a Zanzara a vincere. Oggi onestamente è stato letteralmente mostruoso. Grazie. Secondo me adesso veramente più grandi difficoltà a Zanzara, anche un gol e un assist, insomma. Io ti chiedo, merito di tutta la squadra evidentemente, ma gran parte del merito anche tuo, no, di questa vittoria. Ti ringrazio, mi lusingano molto le tue parole, fa sempre piacere ricevere dei complimenti. Sì, oggi è stata una grande partita, siamo scesi in campo con il coltello tra i denti, visto anche come stavano andando questo periodo, le mille vicissitudini, soprattutto anche la partita d'andata, perché un pochino ce la siamo legati al dito, perché abbiamo preso una grossa bambola e siamo giocatori esperti e oggi ci tenevamo tantissimo a vincere, sapevamo che era una partita cruciale contro una squadra fortissima che ci ha messo in grande difficoltà, un grande palleggio, però abbiamo fatto la partita da C, Serie C proprio, siamo messi dietro, siamo partiti in contropiede e siamo riusciti a portare a casa una grande vittoria. Senti, ti ho fatto tanti complimenti, però la prima partita ti avrebbe permesso le sue case forse trovo degli sbagliati in quella posizione. Lo so ragazzi, io sono così, non ci posso fare niente, cioè, o piace o non piace. Vabbè, io c'è risultanza con che mostra l'orecchio che è il gesto prima non ho capito. Qual è il gesto? Che ho visto con mano alla bocca. Mano alla... No, non lo so. No, io sono molto sincero, te lo dico, se ho sbagliato. Non fa le mano alla bocca. No, ho visto che tu hai fatto così e poi la mano alla bocca. No, ho fatto solo la mano alla bocca. Perché è un giocatore così. Hai ragione. No, ma hai vinto la partita. Dopo la partita, quando uno sta più tranquillo, capisce i propri errori. Io sono sono grande, vaccinato, sono padre, quindi so benissimo quando sbaglio. Mi dispiace aver fatto un gesto, però... Cioè io quando scendo in campo e vengo insultato dall'inizio alla fine senza motivo un pochino mi dà fastidio e quindi posso reagire anche un pochino male. Però credo che fondamentalmente non c'è stato tutto questo caos, è stata soltanto un'esultanza un pochino fastidiosa che a me mi piace stare un po' il pubblico quando c'è tutta questa gente. Le partite così, con dei palcoscenici così belli, ci sono poche volte in Serie C e quando capita giocarle fa piacere e magari ti può fare il giro anche in maniera non idonea. No, una premessa perché, siccome lo bastono pure, quando c'è stato Siena Catania e lui era avversario, ha fatto la stessa cosa, quindi non è... Non ce l'ho, anche perché sempre così. C'è anche il mio ex allenatore che... Lanzaro, che è Auteri. Al playoff gli abbiamo detto di colori perché ho un massimo rispetto per lui, credo che sia sicuramente uno dei migliori allenatori della categoria. E sicuramente il Catanzaro fa il più bel gioco della Serie C. Senti, quando dici un calore della Serie C, la domanda è questa. Dico, cosa serve a te dopo un periodo un po' critico, un po' per tutta la squadra, no? Ma questa è una delle tre partite cruciali forse del campionato. Cominciate bene, questa vittoria da cosa nasce? Dalla voglia di riscatto? Ma nasce da No. Cioè, secondo me, allora, partiamo da questo concetto. Secondo me l'allenatore nuovo che arriva non fa i miracoli. Nel senso che comunque l'allenatore che viene mandato via è sicuramente colpa della squadra e dell'allenatore. Ma purtroppo non possono mandare via 20 giocatori e mandano sempre via l'allenatore. È una regola del calcio. Il fatto che sia stato mandato via Sottil sicuramente ci ha fatto capire che stavamo fallendo, perché quando viene mandato via l'allenatore sicuramente sta fallendo anche la squadra. Questa cosa ci ha dato una scossa, è arrivato il mister Novellino, dove devo dire che ci ha dato una grossa tranquillità, una grossa umiltà che forse ci mancava ultimamente, perché non si vince con i nomi ma si vince correndo. Lui ci ha compattato, ci ha dato equilibrio. E ti rispondo anche a te, la partita della Serie C nel senso che non bisogna fare solo tacche e punta, bisogna correre, entrare, prendere fallo, lanciare la palla in tribuna, sono cose che fanno anche in Serie A e servono. Invece noi magari ultimamente lo facevamo un po' meno, ci cullavamo un pochino sugli allori e stavamo sbagliando. Oggi abbiamo corso tutti dall'inizio alla fine e abbiamo dimostrato di volere la vittoria e l'abbiamo ottenuta. Questo, se la Serie C significa che questa è la strada da percorrere. Sì, adesso. Assolutamente, certo. Se magari la
dà poi di causa. Un attimo, Simone, c'è il significato del termine aizzare, diciamo. No, 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 vabbè, sì, non facciamo un caso. C'è la gira, vuol dire provocare, no, diciamo, interagire un po', interagire. Gli serve anche da stimolo, ma a me sinceramente le critiche non mi interessano proprio, cioè sono un tipo di persona che non cioè, mi dispiace per voi, ma io non leggo giornali, non vedo interviste, non guardo voti, no, cioè, quindi non so cosa mi dicono, ma è la verità. Io faccio allenamento, torno a casa, sono con mia moglie e i miei figli e quello che succede al di là del gioco non lo guardo perché mi potrebbe dar fastidio, quindi non lo guardo. So perfettamente quando sto facendo bene e sto facendo male, ho l'età giusta per capirlo. Niente, quindi sempre petto in fuori e testa. Nel senso che non fischi, vi demoralizzano molti. No, mi piace troppo. Esatto, era questo. No, mi piace troppo, magari fosse tutto così, mi piace troppo. Mi piace troppo. Bene, grazie. Grazie.